stato il pianista Dmitri Shishkin ad inaugurare a Città di Castello il 53° Festival delle Nazioni dedicato alla Russia. Nato in Siberia nel 1992, è acclamato dalla critica internazionale per il suo approccio creativo alla musica, la sua personalità e le sue brillanti capacità pianistiche. Attualmente studia in Sicilia al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania con Epifanio Comis e Hannover. Ha collaborato con orchestre prestigiose e ha registrato il suo primo CD Absolute Chopin, che poi è diventato fra i più scaricati su iTunes. Intanto Pierino guardava quello che stava succedendo da dietro al cancello e senza un briciolo di paura. Prese una corda robusta e si arrampicò sull'alto muro di pietra che circondava la casa. Nella seconda giornata del Festival delle Nazioni è andato in scena uno degli appuntamenti più attesi, Pierino e il lupo di Sergei Prokofiev, con la voce recitante di Silvio Orlando nell'interpretazione musicale della Filarmonica Gioacchino Rossini, diretta dalla giovane Alicia Galli. Questa favola in musica fu pensata per conoscere gli strumenti di un'orchestra, per chiunque si avvicini alla musica classica. Il racconto si rifà alla tradizione della fiaba, con animali e personaggi rappresentati ciascuno da un diverso strumento musicale. A portare i saluti il direttore artistico, Aldo Sisillo, che ha ricordato il tema di questo festival incentrato sulla cosiddetta età d'argento della Russia, che comprende circa 30 anni a cavallo fra 800 e 900, i cosiddetti post-romantici come Rachmaninov a Mosca e simbolisti come Medvedev e il modernismo di Prokofiev. Intanto c'è grande attesa per il ritorno a Città di Castello del Quartetto Werther, il gruppo vincitore del concorso nazionale Alberto Burri 2019. Per il secondo anno consecutivo la formazione vincitrice del concorso Tifernate si è aggiudicata anche il prestigioso premio Piero Farulli nell'ambito del premio della critica musicale Franco Abbiati e, come da tradizione, tornerà ad esibirsi nella cittadina umbra nell'ambito del cartellone principale del Festival delle Nazioni martedì 25 agosto alle 21 a San Giustino, cortile del Castello Bufalini.